Nel giugno del 1927, Montale scrive a Svevo: ho conosciuto una simpatica e intelligente sua ammiratrice. Porta il nome Bizzarro di Drusilla. La donna è sposata al critico d'arte Matteo Marangoni. Nel 1938 Irma Brandeis, compagna di Montale, parte per l'America e l'anno successivo Montale diventa compagno di Drusilla Tanzi e convive con lei. Nel 1962, 4 anni dopo che Matteo Marangoni è morto, Montale la sposa. Nel 1963 Drusilla Tanzi scompare. A lei Montale dedicherà alcune poesie che confluiscono nella quarta raccolta intitolata Satura del 1971 e costituita da 4 sezioni: Satura 1, Satura 2, Xenia 1, Xenia 2. Xenia definisce l'ospite, lo straniero e nel contempo anche il dono per l'ospite. Per questo Montale ha deciso di dedicare alla donna degli Xenia delle offerte in memoria alla donna amata, al rapporto fondamentale della sua vita, colei che è stata compagna di viaggio nella catabasi, nella discesa verso l'aldilà. Nello Xenia 2.5, scrive Montale, ho sceso dandoti il braccio, almeno 1 milione di scale. E ora che non ci sei, è il vuoto ad ogni gradino. Anche così è stato breve il nostro lungo viaggio. Questa discesa delle scale è il cammino verso il destino, verso l'aldilà. E ora che Drusilla Tanzi non c'è più, non capitano più a Montale le coincidenze, le prenotazioni, le trappole, gli scorni di chi crede che la realtà sia quella che si vede. Montale ora non si sofferma più soltanto sul dettaglio, sulla contingenza, ma guarda oltre, guarda la verità, cerca la verità nel rapporto con la donna amata che ora è nell'aldilà. E Montale professa qua tutta la stima per la moglie, tanto che scrive: ho sceso milioni di scale dandoti il braccio, non già perché con 4 occhi forse si vede di più. Montale le ascese con lei perché le sole vere pupille, sebbene tanto offuscate, erano quelle della donna amata. Lei soltanto riusciva a vedere oltre l'apparenza, riusciva a vedere bene. E questo cammino verso l'aldilà è un cammino verso il paradiso, così Montale spera e indica nella sezione seconda dell'Xenia, nel numero 8. Quando si chiede: è il paradiso? Esiste un paradiso? Credo di sì, signora. Ma i vini dolci non li vuole più nessuno. Non è un viaggio verso l'oscurità, verso un al di là pagano, ma è un viaggio verso una meta in cui la donna amata è come una donna compagna di viaggio, donna che porta e accompagna verso la verità. Ed ecco che il poeta si sente di appartenere a questa donna. Come un cane fedele e incimurito appartiene al suo padrone, come in Xenia 1, numero 5, ove il poeta dice: non ho mai capito se io fossi il tuo cane fedele e incimurito, o tu lo fossi per me. Il sentimento che c'è tra i due è un sentimento di appartenenza e di comunione, di dipendenza. Gli altri vedono Mosca come un insetto miope, smarrito nel bla 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 dell'alta società, perché gli altri non capiscono che Mosca ha invece un radar infallibile da pipistrello, perché Mosca sa vedere oltre l'apparenza e sa scrutare nell'animo delle persone. E allora Montale può dire che la sua
non è una poesia di inappartenenza, come scrive nello Xenia 1, numero 14. In questo componimento, Montale di nuovo profonde la sua stima per Drusilla Tanzi scrivendo: "Tu sola sapevi che il moto non è diverso dalla stasi, che il vuoto è il pieno e il sereno è la più diffusa delle nubi". E poi ancora: "In uno o in due, noi siamo una sola cosa". La comunione che Montale sente per Mosca, anche se lei è già partita per il viaggio nell'aldilà, è totale.